Che cosa compro al supermercato quando faccio la spesa? Attualmente sto seguendo una preparazione con Ludovico Lemme e quindi tutto quello che vedrete è stato consigliato e approvato da lui. PS, iscriviti che tra poco uscirà il video della trasformazione finale. E partiamo dal fatto che quando entro al supermercato ragiono partendo dalla colazione, quindi vedremo tutti i pasti che faccio, partendo da che cosa mangio a colazione fino all'ultimo pasto, la cena. E non entrate al supermercato ragionando con la pancia, entrate già sapendo quello che dovete comprare. E lo so che c'è il Kraffen al reparto gastronomia che vi sta guardando, però fidatevi, ci sarà tempo anche per lui. Partiamo dalla colazione, e la mia colazione è composta da uova, latte di soia, frutti di bosco e avena. Dato che secondo me è interessante vedere anche il costo totale di quello che mangio, ho controllato anche il prezzo al chilo di ogni alimento e rapportando con i grammi che ho vi dico quanto spendo in ogni singolo pasto. E ovviamente i prezzi possono variare in base al supermercato dove andate. Però, dato che sto diventando sempre più grande, avere una visione di quanto spendo è utile e tra qualche anno probabilmente sarà utile anche a voi. Ho compiuto 25 anni il 28 di maggio, quindi ormai non manca tanto. E ultima cosa prima di partire, le grammature sono state pianificate da Ludovico dopo una videochiamata iniziale. Se ti sei perso il video, quindi non fate copia e incolla perché le grammature sono cambiate totalmente dall'inizio e continueranno a cambiare. Questo piano alimentare vale solamente per me. E ora che ho detto tutto, partiamo! 60 g d'avena a 3,19 € al chilo, quindi 19 centesimi. 100 g di frutti di bosco a 9 euro al chilo, quindi 90 centesimi. 200 ml di latte di soia a 1,99 € al litro, quindi 39 centesimi. Ed un uovo che costa circa 21 centesimi. Infine una Monster che bevo solitamente in mattinata a 1,29 €. Costo totale della colazione 2,98 €. Cose importanti da dire sulla colazione: comprate i frutti di bosco surgelati e non congelati, perché se costano meno ricordatevi che c'è sicuramente un motivo. Se sono surgelati significa che vengono portati velocemente al di sotto dello zero e questo è ottimo per mantenere le proprietà nutrizionali degli alimenti. E poi è ovvio che una Monster da 1,29 € su 2,98 € incide tanto sulla colazione, però soprattutto nelle ultime fasi avere bibite zero calorie mi permette di non mollare e poi non bevendo caffè questa è la mia unica dose di caffeina giornaliera. Bravo Simo, però se compri mirtilli, more e lamponi freschi è meglio. Mi compri tu? Non so, Bezos, no, dimmi tu, Bezos? Vabbè, scusa. So che non è la stessa cosa, ma piuttosto in questo momento della mia vita mi bevo una Monster. Ora passiamo allo spuntino di metà mattina, dove ho un cucchiaio d'olio, extravergine d'oliva, siamo in Italia, non bombardiamoci di avocado o burro d'arachidi, il costo è di 6 euro al litro, quindi un cucchiaio sono circa 10 grammi, quindi 60 centesimi. Fortunatamente non ho solo olio, ho anche una porzione di verdura, circa dai 2 ai 300 grammi di verdura. Importante variare la verdura il più possibile, però in questo caso prendo gli spinaci come riferimento, 250 grammi, costano 90 centesimi. Accompagniamo il tutto con una fonte proteica magra, in questo caso mettiamo il tonno, 100 grammi. Tonno al naturale. Lo so, le gioie del tonno bello intriso d'olio le lasciamo a qualcun altro, però il tonno al naturale è sempre da preferire. So che ci sono alcune marche tipo la Rio Mare che costano di più e mettono olio extravergine d'oliva, però è sempre meglio, a parer mio, avere il controllo di quanto olio e del tipo di olio che metto al suo interno. Il tonno che compro costa 9,34 € al chilo, quindi 100 grammi sono 93 centesimi. Ed il resoconto del secondo pasto, quindi tonno, una porzione di verdura e un cucchiaio d'olio, abbiamo un costo totale di 2,49 €. Ora veniamo al pasto pre-allenamento, il pasto più abbondante della giornata. In questo pasto ho 60 g di fiocchi di mais a 3,18 € al chilo, quindi 19 centesimi, 200 ml di latte di soia, che come prima sono 39 centesimi, un frutto a piacere e solitamente metto una banana circa a 1,60 € al chilo, quindi 20 centesimi, e proteine in polvere, metto un bel misurino pieno, che sono circa 30 grammi, naturalmente le prendo da MyProtein, se volete supportarmi questi video vi sono utili, per permettermi di continuare a fare video utilizzate il codice SIMONEB al checkout, e se utilizzate il mio codice mediamente le trovate a 22 euro al chilo. Poi è ovvio che se comprate solamente un chilo le pagate di più, ma fatevi furbi, comprate o 2,5 kg o anche 5 kg, perché ovviamente il prezzo cala. E le proteine, vi ricordo, vedetele come un sostituto di un pasto proteico.
un misurino di proteine sono circa 100 grammi di petto di pollo. E per farvi capire, 2,5 kg di proteine corrispondono a 8,3 kg di pollo, contando che il pollo lo trovo a 7 euro al chilo, sarebbero 58 euro di pollo rispetto ai 55 euro di proteine in polvere. Quindi ormai con il costo circa siamo lì. Però con il pollo, ovvio che non possiamo mangiare sempre pollo, anzi non dobbiamo mangiare sempre pollo, quindi se mangiamo tonno, tacchino, merluzzo eccetera eccetera il risparmio aumenta, ma come praticità e comodità naturalmente non ci sono paragoni. Un misurino di proteine sono circa 66 centesimi. Infine 20 grammi di cioccolato fondente. Importante, il cioccolato deve essere realmente fondente. Io ho quello al 99% che preso da solo. Consiglio mio, se è la prima volta che lo mangiate, partite almeno dall'80% di cacao se lo mangiate da solo. Ottima fonte di grassi buoni, io mi trovo bene con quello della Novi a 1,90 euro per 75 grammi, quindi 20 grammi sono circa 50 centesimi. Prezzo complessivo del pasto pre-allenamento 1,94 euro. E anche il burro d'arachidi è un'ottima fonte di grassi buoni. Se lo comprate al supermercato un chilo lo pagate circa 8 euro, su MyProtein 6-7 euro al chilo, dipende dagli sconti, però non è la stessa cosa. Se lo provate anche solamente una volta sentite proprio come il sapore è totalmente diverso, perché non ha zucchero aggiunto. Quindi sì, io ve lo consiglio sia per un discorso economico, ma soprattutto per un discorso legato alla nostra salute. Basta bombardarci di zucchero. Poi c'è anche l'intra workout, dove assumo un misurino di maltodestrine, che sono circa 40 grammi, e contando che 5 kg di maltodestrine costano 23 euro, sono circa 18 centesimi. E poi 10 grammi di aminoacidi essenziali. Se siete indecisi, il gusto tropicale, a parer mio, è il migliore. Gli aminoacidi essenziali non costano poco perché siamo sui 50 euro al chilo con lo sconto, però ci permettono di abbassare le proteine totali giornaliere, quindi meno pollo, meno tonno, meno merluzzo eccetera eccetera, quindi c'è un risparmio anche da quel punto di vista, oltre che a tutta una serie di benefici dal punto di vista gastrointestinale. Comunque un chilo 50 euro, 10 grammi 50 centesimi. Poi aggiungo 2 grammi di sale per veicolare meglio le maltodestrine durante l'allenamento. 2 grammi di sale lo possiamo togliere, che quanto sarà? Mezzo centesimo, un centesimo, quello che è. Costo finale dell'intra workout 68 centesimi. Ora veniamo al pasto post allenamento che corrisponde alla cena. Infatti tra personal, allenamento in palestra e anche cardio sono a casa per orario di cena. A cena ho 100 grammi di pasta o riso o 250 grammi di gnocchi di patate. Io compro quelli di Giovanni Rana. Come aspetta, gli gnocchi di patate? Ludo, scelgo te. Allora Simo, sì, puoi assolutamente utilizzarli, non è assolutamente un problema. Ti dico, il problema di questi alimenti un po' lavorati è quando sono tanto lavorati, però in questo caso veramente c'è poca roba. Il problema principale è quando si abusa di conservanti, quando soprattutto c'è un abuso di sale. Però in questo caso è un alimento abbastanza plain, tranquillo, quindi più che altro è comodo, quindi vai tranquillo. Consiglio di essere un po' più restrittivi se devi preparare una gara, ma non perché con questi alimenti non dimagrisci o fanno qualcosa di malefico, eccetera. Perché questo assolutamente no. Il problema principale è che in questi contesti tu devi avere quante più variabili sotto controllo. Però per il resto, nel tuo caso, inseriscili tranquillamente. Bene, quindi questi gnocchi di patate sono un alimento che ci può stare nel mio contesto. E facciamo il calcolo con questi, che sono quelli che utilizzo di più ultimamente. Un chilo lo pago 1,39 euro, quindi 250 grammi sono 34 centesimi. Ma io prendo la pasta o il riso? Vabbè, ti faccio il calcolo anche con la pasta o il riso. Ultimamente prendevo questo riso integrale e sarebbero 25 centesimi e di pasta classica Barilla 100 grammi sono 17 centesimi. Alla sera non ho olio, faccio rosolare la cipolla con un po' d'acqua e naturalmente la passata di pomodoro, circa 200 grammi. E 200 grammi di passata di pomodoro sono circa 25 centesimi. E poi ho una fonte proteica, ora però ti voglio dare alcune alternative. Per 100 grammi di petto di pollo sono 70 centesimi. Se prendessi il salmone selvaggio, quindi non da allevamento, così le proprietà nutrizionali sono migliori, il costo sarebbe di 60 euro al chilo, quindi per 100 grammi
a pasto 6 euro. Petto di tacchino per 100 grammi 6 sui 90 centesimi, ma ultimamente ho trovato degli hamburger niente male. Hamburger magri, e per magri intendo degli hamburger che sono al di sotto del 5% di grasso. Questi qua dell'Aia ne hanno 5,4 e ci possono anche stare, da mangiare ogni tanto perché comunque è un prodotto industriale e contiene un bel po' di sale. Quindi ti ripeto, da usare con moderazione, però per questo sarebbero circa 90 centesimi. Naturalmente poi il ketchup non può mancare, io prendo questo della Heinz, metto circa 30 grammi e quindi 15 centesimi stando larghi. Costo totale della cena, mangiando pollo o tacchino, tornando alle proprie origini, anche perché se dico a mio papà compriamo il salmone selvaggio, penso che il rischio di infortuni a livello cardiovascolare sia abbastanza alto. Costo totale 1,45 euro. Ovvio però che non è proprio tutto, perché non ho contato il sale, non ho contato il pepe, non ho contato le spezie, il pane grattugiato che metto su ogni fonte proteica, pollo, tacchino, merluzzo. Insomma, il calcolo non è super preciso. E poi manca ancora tutta la mia integrazione, e facendo il calcolo anche con l'Itra Workout, questo è quello che ho. Multivitaminico sono circa 15 centesimi al giorno. Vitamina C sono 22 centesimi al giorno. Omega 3, 21 centesimi al giorno. Vitamina D3, 12 centesimi al giorno. Aminoacidi essenziali, e contando che li prendo diverse volte nell'arco della giornata, fino a 30 grammi quando mi alleno e 20 grammi quando non mi alleno, qua il costo è nettamente superiore. Infatti di aminoacidi essenziali sono a 1,30 euro al giorno. Maltodestrine, contando che mi alleno 5 volte alla settimana in sala pesi, sono circa sui 13 centesimi al giorno stando larghi. Proteine in polvere, prendendo quelle almeno da 2,5 kg, contando che le prendo solamente quando mi alleno, sono circa a 47 centesimi al giorno. Totale integrazione giornaliera 2,60 euro. Contando, ragazzi, che sto prendendo tanti integratori in questo momento e che mi alleno 5 volte alla settimana, però sono circa a 78 euro al mese di integratori, che non sono assolutamente pochi. Ed in tutto questo gli aminoacidi essenziali incidono veramente tanto, e qualche settimana fa erano scontati da 50 euro a 25, e se mi seguissi su Instagram lo sapresti. Comunque, calcolo finale: colazione 2,98 euro, spuntino di metà mattina 2,43 euro, pasto preallenamento 1,94 euro, cena 1,45 euro, integrazione 2,60 euro, totale 11,40 euro, che per 30 giorni sono 342 euro al mese, includendo però 78 euro di integratori. Arrotoliamo poi con legumi, verdure diverse, fonti proteiche diverse un po' più care del pollo, il costo si aggira dai 350 ai 370 euro al mese, costo finale della mia dieta in definizione.